Il presidente della provincia di Milano ha partecipato all'inaugurazione della mostra Il filo dimenticato, 1943-1945, gli anni bui di San Vittore. Un'esposizione di 20 opere realizzate dalle detenute del carcere che riportano alla memoria alcuni drammatici episodi accaduti a San Vittore in quegli anni. Il progetto di questa mostra nasce prima di tutto di una casualità. A Parigi sono passata davanti a una scuola dove passavo per tante volte, una scuola elementare, e quella volta c'era una guida e raccontava che in quella scuola 700 bambini in tutto il 18° arrondissement erano stati deportati, presi dalla scuola e deportati. Due giorni dopo ho trovato in un bric-à-brac un filo e la signora del negozio mi ha detto che era appartenuta a una famiglia ebrea deportata durante il periodo, insomma, delle deportazioni. Dopodiché io non ho preso la scatola, ho preso dei fili, ho cominciato a preparare dei teli, li ho mostrati per caso, non l'avevo mai conosciuto, a Jean Blanchard, che è un gallerista milanese, e ho scoperto, stranamente coincidenza, che il suo bisnonno era stato il più vecchio deportato da Milano ad Auschwitz e che era morto di stenti nel vagone per Auschwitz. A questo punto ho parlato con la direttrice del carcere e abbiamo deciso di raccontare, insomma, gli ho proposto di fare questa mostra per la giornata della memoria, per raccontare una specie di Guantanamo nel centro di Milano di cui nessuno si ricorda, che è una vergogna, insomma, è un pezzettino di storia importante, per cui oggi abbiamo invitato tanti testimoni come Liliana Segre, che qui è stata in questo carcere per 40 giorni prima di essere deportata con tutta la sua famiglia, e anche Gotti Bauer. Qual è il valore di questa mostra per San Vittore? Beh, un valore molto importante. Intanto ribadisce l'atrocità di quanto è accaduto negli anni dell'occupazione, delle deportazioni e purtroppo il ruolo fondamentale che ha avuto in questo il penitenziario, quindi un luogo di sofferenza allora più di oggi, e che non ci deve mai far abbassare la guardia rispetto a determinate periodi storici, determinate iniziative che comunque fanno crollare l'umanità nel peggiore dei baratri.